Un viaggio lungo 60 anni per attraversare in un soffio attraverso 100 opere tutta la storia artistica e di vita di Gigino Falconi. E questa è la mostra antologica Una vita per la pittura, inaugurata ieri presso il Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara, alla presenza del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Una mostra voluta e organizzata dall'amministrazione comunale che sarà anche una strenna natalizia per la città, una personale ad ingresso gratuito per il pubblico visitabile sino al 2 marzo e che soprattutto al termine della mostra lascerà in eredità al museo stesso circa 20 opere che Falconi ha deciso di donare alla città, opere che verranno tra l'altro scelte dagli stessi visitatori partecipando a una sorta di sondaggio. A raccontare il tutto il presidente della Commissione Cultura Augusto Di Lusio, la presenza dell'artista Gigino Falconi e di Giuseppe Bacci, direttore del Museo d'Arte Sacra di San Gabriele ed Isola del Gran Sasso, curatore delle opere di Falconi. Quanto all'antologica, Falconi è un uomo che ha vissuto di arte per l'arte, un uomo che della pittura ha fatto un manifesto di vita. La mostra è il racconto di un'attività trentennale del maestro, indiscusso protagonista della pittura abruzzese nazionale. E se Falconi è certamente conosciuto e più per le sue rappresentazioni dell'universo femminile e il simbolismo, non c'è un'opera in cui la mera rappresentazione non venga racchiusa nel pensiero surreale. Di tutte le mostre sin qui allestita, quella di Pescara è la prima antologica che raffigura la situazione dello stato della sua arte, la prima destinata ad una donazione. Ho dipinto come un impiegato, ha detto il maestro Gigino Falconi, tutti i giorni per 60 anni di lavoro, in maniera seria e professionale, anche per esigenze di mercato e per questo che ho tante tante opere. Di qui l'idea della donazione di alcune di esse al Museo Colonna di Pescara, dove la mostra sarà visitabile fino al mese di marzo.